Cari amici, buongiorno e bentrovati. Ci troviamo insieme per riflettere su un argomento particolare. Tre avvenimenti hanno segnato la storia di questi ultimi anni e sono tre avvenimenti che ci riguardano molto da vicino. Innanzitutto, nel maggio del 2015, Papa Francesco scrive l'esortazione apostolica Laudato Si. È la prima esortazione apostolica che è totalmente, integralmente riservata a riflettere sul tema dell'ecologia, una ecologia integrale a 360 gradi. Prima di lui altri pontefici avevano strutturato una riflessione su questo argomento, ma non c'era ancora stata una esortazione apostolica, un'enciclica totalmente dedicata a questo tema. Il caso volle che nell'agosto del 2016 il nostro centro d'Italia fosse letteralmente devastato da un terremoto molto violento. La nostra diocesi è stata particolarmente segnata da questo evento. Basterebbe ricordare il nome di Amatrice e non solo Amatrice. Case, chiese, ma soprattutto uomini, donne, bambini hanno perso la vita, qualcuno ha perso tutto. Insomma, un evento devastante. Nel giorno del funerale delle oltre 300 vittime, di Amatrice, il nostro vescovo fece un'affermazione importante, e cioè disse che per quella situazione, per quella disgrazia, per quell'evento così tragico, traumatico, non si poteva addossare la responsabilità a Dio. Non si poteva buttare in faccia a Dio una responsabilità che non era sua. Disse che il mondo, straordinario, bello, è una realtà viva, è una realtà dinamica, è una realtà che si muove in continua evoluzione e che questo mondo Dio lo ha affidato alla cura, all'attenzione dell'uomo. Se l'uomo non usa attenzione nei confronti della natura, chiaramente le ferite che l'uomo dà al mondo, alla natura, queste ferite chiaramente poi l'uomo deve in qualche modo scontarle. Un altro elemento importante è che la Chiesa di Rieti, soprattutto il nostro vescovo Domenico, si è preso molto a cuore questa situazione e quindi ha cercato di non solo stare vicino alla popolazione, non solo cercare di aiutare la gente nei bisogni primari, nella prima emergenza, ma ha cercato di mettere insieme una sorta di iniziative, un insieme di iniziative finalizzate a creare futuro per quelle popolazioni, per quei territori. E una delle idee che immediatamente nasce nel cuore e nella mente del nostro vescovo è quella di costruire la cosiddetta casa del futuro, una casa che potesse accogliere i giovani che volevano in qualche modo vivere, abitare, frequentare i luoghi di Amatrice. In maniera provvidenziale, il nostro vescovo incontra Carlo Petrini, che come sapete è l'ideatore di Slow Food. Slow Food è un modo molto interessante, non solo di mangiare bene, ma è un modo in cui attorno all'idea del cibo si crea una mentalità di rispetto per il mondo, per la natura, per la coltivazione, per il mangiar sano e così via. Ebbene,
Questi elementi, tutti insieme, messi insieme, in maniera provvidenziale, hanno fatto sorgere un'idea. L'idea delle comunità internazionali Laudato Si. Di cosa si tratta? Si tratta di comunità informali, non verticistiche, che hanno a cuore il mondo, la natura, l'ecologia, un'ecologia a 360 gradi, che hanno il desiderio di vivere in prima persona un nuovo rapporto con il mondo, con il creato, e di fare qualche iniziativa che possa promuovere un'attenzione maggiore nei confronti della casa comune. E nasce appunto proprio ad Amatrice questa casa del futuro, che diventa anche centro studi Laudato Si, perché le comunità Laudato Si avranno come punto di riferimento l'enciclica di Papa Francesco. Ora, qual è il mio compito qui? Il mio compito qui è un compito molto semplice, molto limitato. Non sono uno scienziato, non sono un esperto di ecologia, ma insieme con voi vorrei leggere e in qualche modo commentare la Laudato Si, anche perché, e leggo dalla dichiarazione fondativa delle comunità Laudato Si quanto segue: dichiariamo la nostra volontà a operare secondo le nostre possibilità per sensibilizzare, informare, diffondere consapevolezza sull'attuale situazione ambientale e sociale che contraddistingue questi tempi che viviamo. Il principale strumento di formazione e di approfondimento sarà dunque proprio l'enciclica Laudato Si, che ci impegniamo a conoscere, approfondire e promuovere. Ecco, cari amici, questo sarà il mio piccolo compito, il mio piccolo contributo che offro alle comunità Laudato Si, a tutti i membri che ne faranno parte o saranno simpatizzanti di questa iniziativa, di aiutarvi a conoscere, approfondire, a promuovere la conoscenza della Laudato Si. Cari amici, per oggi abbiamo concluso la nostra riflessione. Grazie della vostra attenzione. Buona giornata, gioia e pace a tutti voi.